Buongiorno Vigevano, oggi parleremo di Leonardiana Museo Nuovo, il noto museo di Leonardo, sito all'interno del castello cittadino di Vigevano e che, udite udite, oggi è finito all'asta. Sì, avete capito bene, all'asta, e di cui purtroppo nessuno dice assolutamente una parola. Come sappiamo, il Museo Leonardiana, un nuovo museo, fu aperto e inaugurato nel 2016 con l'aspirazione di essere quel museo impossibile dove l'avventore avrebbe potuto vedere tutto lo scibile di Leonardo da Vinci in un solo posto, visto che gli originali, come sappiamo, sono sparsi per tutto il mondo in diversi musei. Quindi un'idea assolutamente particolare, con l'ulteriore aggiunta che, siccome le copie sono in alta definizione, l'avventore avrebbe comunque potuto apprezzare ogni minimo particolare, soprattutto dei quadri del grande genio fiorentino. Quello che però nel corso del tempo è successo è che il consorzio AST, che nasce nel 2004 per favorire lo sviluppo del territorio e che ha come soci di maggioranza da un lato il comune di Vigevano e dall'altro la provincia di Pavia, è fallito perché è andato in default finanziario, lasciando un buco da oltre 1 milione di euro, con anche strascichi di natura giudiziari e penali. In particolar modo per l'ex presidente del consorzio AST, Massimo Boccalari, oggi consigliere personale del sindaco, e dall'altro per l'ex presidente della Fondazione Roncalli, Carlo Cavigliani, oggi consigliere comunale di maggioranza in quota Lega, e non solo, in aggiunta anche per l'attuale sindaco di Vigevano, Andrea Sala, quello che addirittura è il capo di imputazione più pesante, con l'accusa di bancarotta fraudolenta e un ulteriore presunto danno erariale da circa 700.000 euro, così stimato dalla Guardia di Finanza di Vigevano e segnalato alla Corte dei Conti. Al di là dei risvolti giudiziari penali, che oggi li vedono tutti e tre rinviati a giudizio per questi reati, purtroppo il dato finale è che un'opera pubblica costata oltre 500.000 euro oggi è finita all'asta perché il consorzio è fallito. Quindi, al di là della mala gestio del consorzio, che ovviamente ha portato al fallimento, la cosa assurda è che è una cosa che è costata molto denaro e che ha sempre visto, tra le altre cose, rinforzi annui da parte del comune di Vigevano, che al consorzio ha sempre dato circa 150-200.000 euro per sostenerle le attività, tra cui ovviamente anche la mostra, oggi finisca all'asta, e dalle voci che girano sembra che il comune voglia presentarsi per riacquistarla. Quindi non solo abbiamo perso una cosa che in gran parte era già nostra e che ci è costata molto, ma dall'altro lato addirittura andiamo a ricomprarcela pagandola un'altra volta. Quanto? Circa 157.000 euro, perché questa è la base d'asta. Quando sarà l'asta? Il 14 ottobre 2020. Ma l'altra assurdità è che nessuno dice una parola. Beh, per forza, perché è una grandissima figura di palta fatta dall'amministrazione, dal sindaco, che per queste cose addirittura non è solo indagato ma rinviato a giudizio, con l'accusa di essere l'ideatore di tutta quella che, capo accusatorio, è una grossa bancarotta fraudolenta, e dall'altro lato un bel danno erariale ai danni del comune e degli altri enti pubblici, è una grandissima figuraccia. E quindi noi lo diciamo, lo è in maniera ancor di più nel momento in cui questa cosa ha denotato un grande spreco di denaro pubblico dei nostri concittadini vigevanesi. Quindi ancora un plauso, un complimenti al vice sindaco Andrea Ceppa e al sindaco Andrea Sala, non solo per aver portato a casa dei rinvii a giudizio con accuse piuttosto pesanti, ma dall'altro lato per aver dimostrato per l'ennesima volta di non saper amministrare e di aver sprecato in maniera veramente vergognosa il denaro pubblico dei nostri concittadini vigevanesi.